Ben ritrovati dal Vinitaly, decolla questa puntata di Cronache Trevigiane. Vi parleremo di tante realtà. Cominceremo con una cantina di secondo grado andando in quel di Oderzo e poi parliamo anche di Giro d'Italia e lo faremo con Astoria. Vediamo i servizi. Tempo di Vinitaly per la marca Vini e Spumanti, che a Verona rappresenta come di consueto la storia e l'identità di un territorio che ha visto recentemente il conferimento di un importante riconoscimento. Un riconoscimento da parte di un'industria Veneto Est che ci ha riconosciuto come il miglior esportatore 2023. È un grande impegno da parte nostra perché rappresentiamo non un'azienda, solo un'azienda privata, perché siamo privati, però non siamo un unico titolare, non siamo un fondo, non siamo una società per azione, ma rappresentiamo, diciamo, 8 cantine sociali che sono presenti nel territorio trevigiano. Alle spalle della marca 5.000 viticoltori e 15.000 ettari di superficie, una responsabilità e un impegno costante per premiare tutta la filiera. Quindi una grande responsabilità anche nell'avere un prodotto al top, avere anche un certo occhio di riguardo nel confronti dell'ambiente e della, diciamo, e del sociale, tant'è vero che dal 2022 noi siamo certificati anche come Qualitas, certificazione che raggruppa, diciamo, a 360 gradi la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Fondamentale infine l'attenzione al mercato estero. Ogni mercato ha le sue esigenze, sia come promozione ma anche come packaging, come gusto del consumatore, per cui siamo attenti assieme ai nostri partner, perché noi non consideriamo i nostri clienti come puri clienti ma come partner, perché abbiamo bisogno anche da parte loro delle informazioni per noi dopo migliorarci nel nostro interno.